ieri in aula.
La necessità per le aree metropolitane di Napoli di mantenere una produzione industriale come elemento essenziale anche di tenuta del grande discendente. Il piano regolatore internazionale del comune di organizzato a posteriore posto tre case e tre case, approvato negli anni 80, coordinato da Luigi Cosenza, che rappresenta l'unico tentativo di uscire dal nostro inizio d'acqua di visione municipalista. Quindi vi chiedo un minuto di silenzio proprio per la personalità che svolge con onore e dignità secondo il dettato costituzionale la sua funzione istituzionale nella nostra assemblea. Grazie. Procedo un minuto di silenzio. Grazie. Quindi torniamo al voto del Consiglio, nominiamo sudatori Flocco, Vincivenga, Chiavaglia. Partisco la parola del Consiglio di Flocco, prima del Consiglio di Flocco. Grazie Sindaco, buongiorno a tutti, dipendenti, segretario e consiglieri. Intervengo prima dell'inizio del Consiglio, giusto per alleggerire un attimo la questione che adesso abbiamo fatto subito di commemorazione, visto e considerato che la squadra di calcio della Juventus, squadra dell'area metropolitana, ritorna nei palcoscenici più importanti del calcio, in Serie B. Voglio chiedere all'amministrazione tutta di prevedere un momento di saluto alla squadra all'interno della sede metropolitana, visto e considerato che comunque la città di Castellammare si trova commissariata per gran parte di Camorra, magari possiamo rendere omaggio a questa squadra, a questa realtà calcistica all'interno della sede, magari anche grazie a una collaborazione con il consigliere Polita, a cui ho dimenticato prima di esporre questa cosa, se era possibile prevedere questo momento. Grazie, ringraziamo il consigliere Polita, sicuramente il sindaco metropolitano gli arriverà questa richiesta e conoscendo e confidando lo spirito del sindaco metropolitano e del consigliere delegato sicuramente si attiveranno affinché si possa dare il giusto ordine nei confronti di questa squadra. Consigliere Polita? Sì, sicuramente, buongiorno a tutti, sicuramente metterò un atto chiedendo anche tutta l'organizzazione, così fa una dimensione, sarebbe una cosa molto bella e tutti quanti siamo d'accordo. Va bene, grazie del consigliere. Va bene, quindi passiamo al primo punto, approvazione del programma di interi lavori pubblici e dell'elenco annuale. Voglio ricordare al consiglio interno, questo punto che abbiamo già discusso nel precedente consiglio comunale, con tutti questi punti che sono per detenerci all'approvazione di linea del bilancio. Abbiamo discusso in quanto abbiamo fatto l'adozione, la conferenza metropolitana per tre volte è venuta deserta e quindi ritorna in consiglio metropolitano. Quindi sono punti già discussi. Chi è che chiede la parola su questo punto? La parola al consigliere Felice. La presenza un chiaramente fuori traccia. Buongiorno a tutti. Vorrei che sei posti che noi abbiamo questa sera sono dei posti assegnati. Nel senso che io posso sedermi sempre qua, posso anche andare a sedere non c'è nessun altro di cui io mi decido di più di sedere. Va bene, grazie. Prego. Va bene, mettiamo a votazione il punto allora. Chi è a favore? Si è presente, anche su. Ah, scusate, io ho fatto solo una sera di domanda, adesso subito dico, io non ho chi, il presidente mi ha detto,
non è vero. Prego. No, ma solo per dire una cosa al massimo, riconoscendogli una grande capacità come amministratore, come sindaco di una realtà importante, di cui amministra e amministra anche bene. Mi permetto di fare questa considerazione, caro Felice, perché proprio nel rispetto che abbiamo tra di noi, ritengo che sia più opportuno, uno che conosce bene la materia, che conosce bene il regolamento, conosce bene la macchina amministrativa della città metropolitana, possa fare queste domande, solo per questo massimo, poi tutto il resto sarà sempre, che non penso che dobbiamo andare a scuola come la professoressa segnava il banco, come se dirci. Grazie. Chi domanda non figura? Mettiamo in votazione chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Allora, se chiede a Simone, ma la Simone va alla sua live, prima di guanci e fiducia. Chi è contrario, nessuno. Beh. Mettiamo anche per una votazione di dare Simone, l'altro chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Punto successivo. Approvazione del piano delle alienazioni immobiliari a sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 12/2008, piano annuale delle alienazioni, annualità 2024. Se non ci sono interventi, mettiamo a votazione anche questo punto. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Invitare i seduti dal dibattito. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Punto 3. Approvazione del piano delle valorizzazioni immobiliari, sempre annualità 2024. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Invitare i seduti dal dibattito. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Approvazione del programma triennale degli acquisti e vendite di servizi a sensi dell'articolo 37. Anche questo come prima. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Invitare i seduti dal dibattito. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Ok. Quinto punto, il dubbio. Anche questa volta del giornale. Anche su questo punto, chi è a favore? Ah, perdonate. Pensavo che era la stessa cosa. Chi chiede la parola? Questo è il suo primo. E qual è quello dell'altro discorso? Non è cambiato assolutamente nulla.
quindi la verifica della possibilità di un sistema di priorità anche dei dipendenti che utilizzano il PPL attraverso fondi di contribuzione al costo di acquisti di regolamenti compatibilmente con gli obiettivi di bilancio, oltre a favorire un sistema di potenziamento delle linee di trasporto pubblico locale contrattualizzate con la città metropolitana in accordo con la regione Campania del 2024. Inoltre, compatibilmente con le risorse di bilancio, si intende procedere, che il Consiglio ha approvato questa volontà, all'acquisto di castelliere per gli uffici personali di Pianeta presso la sede di Don Bosco in particolare e la relativa individuazione e collocazione. È stato anche approvato una piccola integrazione sul capoverso riguardante le forme di approvazione e l'esecuzione del piano generale della mobilità ciclistica urbana, come sapete, con il decreto del Ministero competente del MIS, in questo 2022, che ha previsto la matrice di competenza della città della Montana con l'istituzione dell'ufficio della mobilità ciclistica e della funzionalizzazione, con i relativi pareri. Inoltre è stato approvato un ulteriore emendamento nel momento di programmazione, in particolare la tabella relativa ai fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza della forestazione per la comunità 2023-2024, riportata specificamente nel progetto che si chiama Rimane la città internale di Napoli, riforestazione della ferrovia di Svizzera che potesse poter iniziare a cancello. Questo è messo finanziamento a condizione che il comune di Marigliano conceda la disponibilità giuridica degli aree di intervento a seguito della sottoscrizione di una convenzione con le ferrovie dello Stato. Questa è l'integrazione rispetto a quanto era già stato giustificato. Quindi chi è adesso di dare la parola? Ma come è abbassare un po' il volume? Se non ci sono gli interventi passiamo alla fase di votazione. Chi è a favore dell'approvazione del punto? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, astenuto Marrazzo, contrario all'area, Grimaldi, Guanci. Votiamo anche l'idea di sensibilità dell'atto, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Passiamo all'altro punto, approvazione del schema del bilancio di pensione 2024-26 e della via dei dati. Se su questo quadro ci sono interventi, passiamo alla fase di votazione del punto già discusso. Quindi chi è a favore del punto? Andiamo solo la parola al consigliere Medici. Almeno per dichiarazione di voto dirò veramente annunciare il mio voto contrario a questo bilancio, un bilancio che non ha un'analisi. Abbiamo tutto invariato rispetto a livello di tariffe, di posizioni, di tassi rispetto agli anni trascorsi. Abbiamo poco chiaro, se non niente chiaro, l'utilizzo dei fondi diciamo, di cui ne parliamo sempre, no? I residui. Abbiamo fatto un'attività in questo periodo veramente deludente rispetto alla missione di città metropolitana. Io ho sempre chiesto più volte di ragionare anche a livello programmatico senza una visione napolicentrica, però non è contato assolutamente. Per cui annuncio il mio contratto a questo punto non è ragioso. Ok, se non ci sono interventi passiamo alla fase di votazione del punto. Mi sembra che arriva anche il sindaco. Quindi passiamo, quindi è presente, però sta un attimo fuori facendo ad un bloccato. Passiamo quindi alla votazione del punto, chi è a favore del punto, chi è contrario, chi si astiene, come la votazione precedente. Mettiamo a votazione anche il punto, chi è la prima linea di seguito dell'altro, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, come prima.
Passiamo al punto successivo. E qua l'annaggio non la dimentichiamo. Passiamo al punto successivo. La parola così è dito. Sindaco, chiedo alla discussione del punto 6, chiedo una sospensione del Consiglio. Chiedendo una... Punto 7, perché se l'abbiamo fatto. Punto 7. Punto 7, la sospensione per 20 minuti e chiedo una riunione di maggioranza alla presenza del Sindaco. Grazie. Perdonami, la sospensione, ok, per la riunione maggioranza di atto politico, per quanto si sospende per la riunione di capigruppo, di tutti i capigruppo che fanno parte di questo partito, chiede la sospensione di 20 minuti. Questo è quello che stai vedendo come atto, che si sta sospensione per le riunioni. Se la parola del consigliere dice sulla proposta. Due considerazioni. Uno, chiede una sospensione di 20 minuti, perché è richiesto? C'è una sospensione. Una sospensione. Che può fare 10 poi. Quindi, perché la sospensione? La sospensione del lavoro. La sospensione. Di 20 minuti mi sospetta altro, quindi non mi la metà, certo. Sono chiesto la sospensione del Consiglio di Comunità per 20 minuti. La sospensione è una sospensione, altra considerazione. Perché sospendere e chiedere un altro consiglio di maggioranza? È fuori luogo il consiglio di maggioranza, questo presidente già lo dice al massimo. Si sospende perché chiede un altro gruppo. E perché sospendere oggi il consiglio metropolitano e non farcelo sapere la conferenza di tal gruppo come l'abbiamo fatto? Questi argomenti, perché non chiarisci dei premi delle commissioni o nella stessa campagna dell'altra volta, perché invece adesso chiedere questa sospensione, sono due, tre. L'altra, avete intuito che io ho modificato un po' il mio intervento perché avevo intuito, scusatemi, due giorni fa, che il sindaco era arrivato, quindi mi aspettavo che il sindaco usasse di licenza. Stiamo aspettando, Mi aspettavo che il sindaco votasse il bilancio previsionale per le tante cose che dico, che detto e lo dico un'altra volta. È vero, caro vice sindaco, che è stato intrattenuto fuori, sicuramente sarà un'altra delle tantissime vicende importantissime che sicuramente avranno proseguito, non lo metti in dubbio. Ma se il sindaco di Città Metropolitana non vota nemmeno il bilancio previsionale, ma non vota nemmeno il bilancio previsionale, il fatto che non vota nemmeno, e io per questo avevo modificato il mio intervento nelle more, non avevo detto, dicendo dove sta il sindaco di Città Metropolitana, perché non avevo intuito. Però se c'è qualcosa di importantissimo in fuori, non è dubbio che lui ne abbia avuto contezza e realizzazione, ma credo che il voto al bilancio previsionale di Città Metropolitana a noi facciamo i sindaci, quindi ha perlomeno la stessa importanza di quella vicenda che adesso qui fuori lui è stato interrotto ed è stato, diciamo, per cui non è entrato. E non, caro vice sindaco, ritorno al concetto della volta scorsa, dove con quel concetto della volta scorsa potrei ancora di più ricamare l'argomento sottolineando anche altre cose. Azzeriamo in passato che il bilancio funzionale comunque l'abbiamo votato nell'altro Consiglio metropolitano. Però mi è sembrato, e lo voglio sottolineare, sto in grossa difficoltà. Sembra raccontare, le devo dire la verità, perché il sindaco metropolitano non entra per votare il bilancio previsionale per qualsiasi vicenda, voglio dire, chiarisco, potrebbe anche essere giustificato, però poi il consigliere Tito chiede la sospensione di questo punto che è il piano industriale di una partecipata per 20 minuti con un consiglio di maggioranza, con il consiglio di maggioranza alla presenza
Non vorrei che il sindaco Manfredi stia qui solo perché deve farsi la maggioranza sul piano industriale da lei, così è solo un altro manco piace menzionare. Per cui, alla proposta di Dì, io sicuramente lo voglio. Grazie. Ok, allora, solo certamente non sono io che devo assolutamente difendere il sindaco rispetto a questa cosa. Sicuramente non sono io che dico, ma dove sta? Io voglio evidenziare che il sindaco stava fuori, che è stato bloccato, perché il sindaco è stato qui proprio per approvare il bilancio, così come tante ferie che ci siamo regolati proprio per un mezzo che dovevamo iniziare da nulla. Quindi voi conoscete tutto a fare anche voi sindaci, sapete di problematiche che possono succedere, che è arrivato qua, ma l'ho bloccato e quindi materialmente non c'è entrare dentro. Siamo andati avanti con la votazione per il rispetto dell'assistenza, perché noi stavamo discutendo, avevamo chiuso i dibattiti, stavamo andando per la votazione. Questo è per quanto mi riguarda rispetto alla documentazione, che solo per rispondere al consigliere Pellicci. Però stiamo ragionando la prova di mezzo che abbiamo visto il consigliere prima sulla proposta del sindaco Chico per quanto riguarda la sospensione dei lavori di base. No. Questa relazione che il sindaco non ha dato per la produzione del schema di bilancio di missione 2024-2026 perché è stato bloccato. Stavo un po' fuori qua, non stavo bloccato stavo un po' fuori da noi in Italia. Che vuol dire quando mi stavo parlando? Ah, un po' fuori, bloccato sì, per la cosa. Bloccato la cosa e stavo parlando. Quindi non è nato perché con nessuno diciamo. No, nessuno, perché in effetti. E chi l'ha portato? Perché forse è troppo educato e quindi risponde a certo a tutti i confronti che si erano le persone che l'hanno confirma. Cioè tanto non agisci. No, ma no, è stata cosa che stanno entrando con me e l'hanno fermato. Ma tutti i colleghi mi hanno detto che è tutta la cosa, non è mai entrato fatto. Quindi ci hanno portato qualcuno. No, ma sì, ci hanno portato. E poi così semplice la risposta che stanno entrando con me. È stato firmato da tutte le persone che non conosco, stavo parlando con la donazione del sito che stava fuori. Io siamo andati avanti, la persona poi per rispondere. Cioè, cosa non stai forzato? È stato un blocco secondo la mia blocco la cosa, cioè, perché bloccate etimologicamente, vuol dire una bella cosa. Cioè, forse dite, ma non lo vediamo così. Forse non si è espressato bene, ma non c'è un altro. Ma non lo sai, perché guardate le cose, prima non esiste il tempo. La parola al consigliere Manassi, la proposta. Grazie, buongiorno. Io penso che questo è un consiglio che può dare, che dove è stata approvata il bilancio, anzi i lavori sono stati anche molto celeri. E ora ci apprestiamo ad approvare il piano industriale sia della mia che della Domenica, che sono le uniche due nostre partecipate al 100%. Chiede una sospensione nella quale si chiede un incontro solo ed esclusivamente con i capigruppo di maggioranza possibile, lo sia poco rispettoso nei confronti dell'intero Consiglio. Perché altrimenti vuol dire che noi ci alziamo, perché poi quando la riunione ci dobbiamo dare. Perché per prassi le riunioni, quando si chiede una sospensione, le stanno con tutti i capigruppo dell'intera assise. Mi spiace che sarebbe ricordato tutta questa richiesta di fare solo un incontro con i capigruppo di maggioranza. Io sono il primo a votare il piano industriale, soprattutto dell'Armenia, perché si tratta dei centinaia di lavoratori della città metropolitana che necessitano di questo piano industriale, proprio per il bilancio dell'Armenia, anche alla luce delle nuove assunzioni che sono state fatte. Quindi davvero incomprensibile per me e poco rispettoso nei confronti dell'interesse non solo della minoranza, ma anche della. Rispetto alla parola del consigliere Tito, sta riformulando tre parole. Ma ha detto quello che ha detto il consigliere Ricci, il consigliere Marazzo, per dire l'ho anche sbagliato a formulare la richiesta, sinceramente dipende da tutti i punti di vista come si vuole.
però non penso che il più voto che candidato in consiglio metropolitano di chiedere una sorpresa. No, abbiamo sbagliato in maggioranza anche comunque che si è creato. È solo strumentale la cosa, perché sinceramente che loro non penso che hanno la palla di cristallo per capire. Io ho fatto una semplice proposta, interrompere i lavori del consiglio. Tu, così loro, qualche giorno, è questo che a me nel punto 8 io l'ho chiesta sul punto 7 la sospensione. Punto 8, poi se qualcuno di loro vuole fare demagogia, si vuole mettere un'etichetta, vuole essere portatore sano della difesa di chissà di che cosa e buttare la palla al centro, ma devono trovare un altro interlocutore. Noi del sottoscritto, che fortunatamente sta da 7 anni del Consiglio metropolitano, che conosce bene le cose, quindi non ho consenso di pensare quello che io non ho pensato, pur di non pensarlo l'hanno pensato voi. Cioè, questo è bellissimo, veramente eccezionale, quello che siete voi, veramente la palla di cristallo, di leggere, siccome, però Massimo Verini, siccome io vengo dalla terra santa, e la ministra Giovannini, potrò dire a te, va bene, noi abbiamo una visione diversa delle cose, noi non abbiamo una visione strumentale delle cose, noi accettiamo il confronto, il dialogo, e te lo dico un'altra volta, forse non avete capito bene, noi siamo eletti dai tutti i consiglieri che hanno messo, siamo seduti in un civico consesso e democraticamente abbiamo la fortuna di esprimere liberamente e democraticamente il nostro pensiero. Noi non siamo servi sciocchi di nessuno, noi siamo dei servi dei 92 comuni che amministriamo e quindi badate bene con le parole e non leggete quello che io non ho pensato, perché io non mi sono mai permesso di leggere quello che voi pensate, perché se mi ha parlato un sì ma rimane, ma vi sono grazie, io ho fatto una proposta e chiedo di mettere a voi, ho risposto in quanto mi avete chiamato in causa, solo per questo. Grazie. Allora così è la nostra proposta. Buongiorno sindaco, condividendo appieno quello che ha detto Massimo Pelliccia, io voterò contro alla proposta di Tito perché mi sembra cosa poco strana che si vede in Consiglio metropolitano e poi si chiede la sospensione solo per la maggioranza, quindi magari forse noi non veniamo dalla Terra da Santa, io vengo dalla Terra di Cisterna, le cose diciamo le vediamo in modo diverso. Sì, stanno essendo un po' lavorati, quindi ci osservano, ci guardano. Quindi la cosa che più mi parlate è che parla di confronto. Noi oggi andiamo ad affrontare due questioni molto importanti, che è la Lega e la Lega. Mi sembra che noi non abbiamo avuto nessun confronto in nessuna sede istituzionale, non abbiamo fatto né commissioni, anzi vengono presenti sistematicamente. Quindi il confronto mio a livello politico in questa sede io non l'ho mai visto, perché se si viene votati per rappresentare 92 comuni della città metropolitana e non ci sta un confronto politico serio con le forze politiche, è una cosa secondo me molto molto grave, perché se noi andiamo a votare la Nuera e l'Enea l'ennesimo pacco confezionato, a me questa cosa a me non mi sta bene. Quindi io dico e ribadisco continuamente che le forze politiche in aula vengono solo ed esclusivamente ad alzare la mano senza mai avere un confronto, e questa è la cosa più grave, perché io non vedo nessun altro confronto sia con la maggioranza che con la minoranza, perché esistono le commissioni,
vuol dire che voi dovete chiudere Bottega e andare a casa tutti quanti, perché non avete un confronto democratico con chi siede qua, che è votato da consiglieri che rappresentano il territorio. Quindi è inutile fare ipocrisia, perché questa è la qualità. E quello che ha detto il sindaco Pelliccia è una cosa che va veramente presa per buona, perché non è possibile che un consigliere metropolitano viene preso sistematicamente in giro, perché qua voi venite a votare solo pacchi confezionati. Noi almeno qualcosa la leggiamo e quindi interveniamo. Grazie. Ok, la parola è stata di Quacci. Grazie sulla proposta di Pino. Sì, 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 assolutamente sì. Non me ne voglio il consigliere Tito, ti va la mia stima e rispetto per il ruolo che lui svolge sia nel suo comune che all'interno della città metropolitana, ma io credo che chiedere una sospensiva su un piano industriale dove comunque sicuramente sarà stato sviscerato all'interno della maggioranza, caro Giuseppe, venire in consiglio, venire a chiedere questa sospensiva, secondo me è inopportuno, in quanto credo che evidentemente qualcosa è un mio pensiero, non è un pensiero che nasce da una fantasia, ma noi siamo tutti amministratori pubblici, quindi di comuni e comunitari, quindi qualcosa non è quadrato, è inutile nasconderci dietro un dito, ma sicuramente il dato di fatto è questo. Quindi questi ragionamenti andavano fatti all'interno della maggioranza, ma non all'interno del Consiglio e durante il Consiglio, ma andavano fatti a parte o prima evidentemente di qualsiasi ragionamento che potesse avvenire all'interno di quest'Aula. Quindi il nostro non può essere un voto contrario a una sospensiva, che secondo il nostro modesto parere non ha nulla a che vedere con questo Consiglio, soprattutto su questa delibera sul piano industriale che è molto sentito all'interno della città metropolitana stessa. Grazie. Grazie. La prova del consigliere Andrea Rossi. Sì, per un po' il consiglio. No, per la verità, il consiglio è durato davvero pochi minuti. Siamo qui da 10 minuti. È difficile da vedere diciamo, le città metropolitane, pochissimi minuti si affrontano. Diversi anni importanti, fondamentali, per il bilancio delle missioni 24-26, ma considerate da relativo tutti, visto che abbiamo discusso di parte dell'altro del Consiglio scorso, diciamo, era di fatto un disadatto, diciamo, quindi per quelle delibere, e anche per non dare veramente spazio a tutta la verità, a critiche che possono avere all'interno della maggioranza del Consiglio metropolitano, non c'è nessun tipo di difficoltà, come c'erano, come legittimamente consiglieri. Dove ci chiedeva un atto di riflessione per un ragionamento interno della maggioranza su alcuni atti, secondo me, avviso importanti, anzi strategici per le città metropolitane, sia quello di Anea che quello là di Marmella. Io chiederei a consigliere Vico di soprassedere su questa sospensiva, visto che diciamo, il consiglio primo genere ha avuto la possibilità e il tempo disponibile per avere un confronto di mente con successivamente alla promozione di questi atti, che siano anche veloci, perché tutti i consiglieri hanno dovuto prendere visione di questi atti, considerato che sono da un po' di giorni, sono da qualche settimana, da vedere sulla nostra visione, perché credo che ci siano difficoltà. Per allora chiederei che un invito per la sospensione, ispiriamoci questi due atti importanti e fondamentali per la città metropolitana, per poi ecco, vederci un attimo dopo, se ci sono alcune difficoltà, ma non ci sono, per alcuni anni di divento. Ecco, io chiederei una riflessione a consigliere. Allora, se non ci sono interventi rispetto a questa cosa qua, perché non consigliere ci ha chiesto una sospensiva, certamente abbiamo un dibattito, ma poi devo dire rispetto alla questione sull'organizzazione di tutti i consiglieri, qua se rispetto a questo signore bisogna mettere solamente votazione, perché il momento di riflessione che guarda, uno lo può fare sia il consiglio lo sa che sia fuori dal consiglio rispetto a delle altre. Secondo me mettiamo votazione punto e
ci segue, voglio sapere, penso. La proposta di Tito è ripresa da... No, dalle vice sindaco Cicci. Assolutamente. Che non si può fare questa cosa? La proposta tua. Ma assolutamente, io sto parlando. Dicendo si può fare, perché vuol dire che io non sia tu, sei una tua proposta. Assolutamente. Io sei una tua proposta, se io posso cambiare te. Assolutamente. No, quindi,
ministri, chi è il suo nome? Hai fatto ministro. Anche grazie alle certificazioni che ha consentito
problema di igiene ambientale. E sono stati offerti un inventario di 4 tipi di servizi, le diagnosi energetiche sul patrimonio immobiliare, la gestione delle pratiche del contributo conto tecnico, che è un contributo che viene dato per gli interventi di trasformazione volte all'efficientamento energetico, e nel campo per gli edifici scolastici è previsto il rimborso delle spese che uno sostiene per l'efficientare gli edifici. E c'è una pratica amministrativa da fare con il gestore dei servizi energetici che porta in rimborso appunto delle spese sostenute per questi interventi. E questo è uno dei servizi che ENEA si offre di fare, appunto questa pratica con il gestore dei servizi energetici. Poi il terzo insieme di servizi che offriva il consorzio erano una serie di servizi di ingegneria sia per la progettazione che per lo studio di fattibilità, anche la rendicontazione, la gestione di interventi sia nel campo dell'efficientamento energetico che anche nel campo della sicurezza sulla rete stradale, eccetera, quindi servizi di ingegneria generalmente intesi. E poi con il quarto programma di attività la gestione di impianti fotovoltaici. Perché questa sera è interessante perché noi abbiamo già gli impianti fotovoltaici su alcuni edifici scolastici, però nessuno, alcuni sono in costruzione con i contributi del PNRR, però non tutti possono essere gestiti internamente perché è richiesta per gli impianti di maggiore potenza la certificazione che noi non abbiamo, invece il consorzio. Quindi queste erano le offerte che aveva fatto il consorzio alle direzioni tecniche che hanno valutato quale potesse essere l'interesse. E poi con le interlocuzioni che ci sono state con i tecnici sono stati identificati dei servizi che si possono già affidare, alcuni già in programmazione, altri che si avvieranno, che si possono già affidare alla società nel 2024-2025. Il patrimonio in particolare ha previsto di affidare delle diagnosi energetiche sugli edifici che vengono utilizzati come uffici, delle pratiche del conto tecnico e dei servizi di progettazione che erano già in programmazione verso questo edificio di Santa Maria Nuova, l'efficientamento energetico e il microclima, insomma, del riscaldamento e l'affrontamento dell'edificio. La direzione strada invece affiderà un servizio di analisi sulla rete stradale per definire le priorità di intervento in relazione sia all'efficientamento energetico che alla sicurezza, all'illuminazione sulla rete stradale. Scuole, anche la scuola offrirà delle diagnosi energetiche e delle pratiche di gruppo tecnico, ma anche si occorre affidare al consorzio la gestione di alcuni degli impianti fotovoltaici sulle scuole. L'insieme di questi servizi richiede lo stanziamento che è già stato previsto nel bilancio che viene appena approvato, che fa un totale di 1.066.000 euro l'anno per tutte e tre le, diciamo, le direzioni. È previsto anche che ANEA integri queste attività, visto che comunque anche le società che vogliono di affidamento in house possono marginalmente avere attività esterne, è previsto che continui la gestione dell'evento di cui si è sempre occupato negli altri anni, che possono anche svolgere dei servizi su richiesta in altri comuni eventualmente interessati, e quindi del 5% del fatturato. Per quanto riguarda il totale dei costi di ricavi, siamo intorno a 1 milione, siano i costi di comunicare, la società chiaramente però stende nei minuti, se riesce a svolgere questi servizi e quindi mantenere i costi come le apprezzi dovrebbe essere in equilibrio per questo biennio. Chiaramente questi servizi sono tutti servizi che non sono continuativi, quindi nel corso del primo biennio di attività bisognerà valutare poi come continuare l'attività del consorzio, della società, quali fino le attività può essere più interessante per espandere l'attività, perché conclusi questi 2 anni questi servizi non sono continuativi, si esauriranno, quindi bisognerà vedere come eventualmente cosa affidare eventualmente alla società per i prossimi anni, dopo il 25. Ok, grazie. Chi chiede la parola? La parola al consigliere Laia. Tu ne sei parto dalle ultime due parole. Cioè voi praticamente avete fatto un piano solo in riferimento agli ultimi 2 anni che quanto pare va in pareggio, se capito bene, secondo te di se pareggio. Ma secondo voi è una cosa normale che voi fate un piano prevedendo solo i 2 anni? Ma stiamo su scherzi a parte, cioè qua stiamo parlando di una società partecipata nostra
che questa società poi si è presa il 51,9% dei vaccini che fa, che all'epoca è fallita, che era un cavallo di battaglia, a quanto pare il nostro vice sindaco, che anche ci deve dire come mai sta permettendo determinate cose con questa rete. Quindi io pretendo che la parte politica oggi parli e ci spieghi un attimo come funziona realmente questa rete, perché per quanto mi riguarda questo è un bless. Poi vi prendo la parola. Ne approfitto perché lei mi ha detto che un pezzo cavallo sono battaglia, ma poi la dovrà fare, poi mi si dimentica precedente. Perché le scrivo una cosa? Io la seguo spesso. Oh, mamma mia, io non lo guardo, la consiglio. Rispetto, e questo erano anche teatro di tre dibattiti tra la lavorata con l'epoca del vecchio sindaco metropolitano e lo stesso consiglio, dove era assolutamente che composta da, non mi ricordo, 6-7 dipendenti, 5 dipendenti, in teoria, consigliere Marazzo, conoscibilissimo, e che cosa sono bravi a fare e che cosa non sempre fanno? Hanno sempre lavorato nel mondo dei codici, sempre. È un personale formato da dei professionisti che hanno fatto sempre il conto energetico, hanno facevano del management, erano persone che avevano questa attività, questa professionale. Che cosa successe che il sottoscritto all'epoca consigliere metropolitano che passò per ordine di scuderia alla minoranza su quel tema della DEA, questo era stata prevista che questa società confluisse in arena per quanto riguarda la redazione delle mostre, per far sì che questa società doveva avere l'interesse specifico per quanto riguarda la tutela e la valutazione delle coste. Allora, qual era il vero tema? Lei basta che prende di che cosa parla, a proporre di studiare che cosa vuole il sindaco metropolitano. Che questa società in house, che è diventata in house in virtù del fallimento del CDP, perché era CDP e città metropolitana, di questa società che era consorziata nel dominio, rimanendo unico soggetto, il consorzio si scioglie e nel caso specifico acquisendo tutte le quote è diventata una società in house. Che cosa fa questa società? Redazione della diagnosi energetica degli edifici, si parla di tanta della transizione, richiesta il contributo punto tecnico per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici, servizi di progettazione su pianale della rete stradale della città metropolitana. E che sono tutte attività che loro sanno fare e sanno coordinare. Ma che cosa c'entrano questo con le costruzioni? Secondo il mio punto di vista all'epoca quasi nulla, siamo totalmente nulla, tanto è vero che non passò questo tipo di attività e non fu, perché Armena doveva acquisire la valutazione personale specifico che, o anche le relazioni dell'epoca del dirigente dell'epoca, dove diceva che una segretaria poteva fare dei costi, quando era solo e che sono bravissimi, amministrativi in altre cose. Come specifica, quindi non è che adesso io ho cambiato pensiero assolutamente, e posso dire che rispetto a questo piano industriale, rispetto a quello che noi stiamo dicendo, stiamo valorizzando questa società in house per quello che sono nate, per quello che sanno fare e l'obiettivo di continuare a fare sempre meglio. Quindi non è che stiamo parlando
che dobbiamo fare le assunzioni, oppure dobbiamo fare un corso, assolutamente no. L'obiettivo è questo e cercare di portare al massimo questo tipo di attività. Pensate che cosa succede nel campo delle librerie, l'efficientamento energetico di alcuni edifici scolastici, che cosa può portare in termini positivi sia per la scuola sia per l'ente, in virtù anche per quanto riguarda il risparmio energetico, ormai siamo in questa epoca. Quindi questo mi sento di dire rispetto a quello che adesso mi ha detto e rispetto anche all'attività di questa partecipata che farà, e mi sento di prendere di votare molto molto favorevole, logicamente si affronteranno i temi quotidiani, però mi sento di provare a fare la proposta di votarlo per un semplice motivo. Stiamo dando a questa società, alla NEP, il giusto valore e che cosa sta facendo, perché lo sa fare. Io parto dal presupposto che solo un asino non cambia idea, quindi la che lei ha cambiato idea, cioè non è una cosa normale, non è una cosa anormale. Non è una cosa anormale. Non cambiare idea, scusate. Io ho detto che adesso non è un'altra cosa, cioè è una cosa. Allora, noi vedremo i risultati da oggi fino ai prossimi 2 anni, questi signori che fanno gli scienziati, cosa saranno capaci di fare nei prossimi 2 anni, perché noi, a differenza di qualche amministratore che fa la maggioranza, noi ci siamo andati a leggere di altre. Quindi io ho letto bene cosa deve fare questa linea, quindi noi come gruppo Lega controlleremo questi ingegneri se faranno qualcosa sulle scuole, cosa che io non credo, perché noi parliamo di efficientamento energetico, se ho capito bene. Bene, ma avete capito le scuole nostre come stanno? E noi abbiamo fatto tutte quelle belle sceneggiate, quelle belle conferenze stampa sulle scuole, poi chiamano al sottoscritto per dire che le scuole nostre sono disastrate. Ma com'è? Qua si va al contrario, quindi voi partite dall'efficientamento energetico, ma partiamo prima dalle basi delle scuole, non partiamo prima dall'efficientamento energetico, perché prima si fanno le strutture e poi si fa l'efficientamento energetico. No, no, guarda quanto vale, io non faccio il tecnico, ma bensì faccio l'artigiano, quindi so bene dove vanno certe dinamiche. Quindi il mio voto è contrario a questa idea, perché è giusto che io voti un po' di contro, perché sono sicuro che questa idea sarà solo Siamo consigliere all'area, la ruota così. Grazie sindaco. Mi permetto di dare un mio impulso anche come sotto forma di proposta. Quello che noi oggi andiamo a votare, la NEA, per quello che dovrà volevo dare un contributo e volevo sottoporre un'idea al sindaco. Il comune di Vita ha adottato la community energetica, ci siamo uno dei primi comuni in Campania che ha adottato il programma della community energetica, mettendo a disposizione gli spazi alle scuole, mettendo in rete tutti i cittadini. Allora, quale migliore occasione potrebbe essere lanciata con il supporto di ANEA, coinvolgendo gli edifici che dedicati poi sui territori, oltre ad avere un beneficio in termini di energia pulita, come mai si vanno a fare degli interventi sugli edifici, perché noi non ci dobbiamo dimenticare, però potrebbe nascere la più grande, sindaco, prendiamo l'occasione, community dove mettere dentro tutti i 92 comuni, fare la più grande community di energetica che coinvolga città metropolitana come promotore con ANEA per quello che bisogna fare. Io volo più alto, sì, lei c'è anche qua da parlare più alto. Io prendo questa iniziativa come un'opportunità. Proviamoci se ci sono la possibilità. Pensiamo per un momento in grado la città metropolitana sia promotore di mettere assieme con la NEA
di 92 comuni, simulando una convenzione, mettendo a disposizione gli spazi delle nostre scuole, a creare energia pubblica, b a soddisfare il bisogno della scuola, c pensare anche a costruire una grande community energetica che possa andare incontro poi anche alle esigenze dei cittadini. Sarebbe veramente una bella occasione, mi permetto di darle come spunto, suggerimento di una fattibilità. Lei sarebbe il primo sindaco di una città metropolitana e portiamo avanti anche questo ragionamento. Grazie. Ringraziamo il consigliere Pito, devi dire la parola. La parola al consigliere Felice. Mi consentirete alcune riflessioni, no? Riflessioni di natura metodologica e riflessioni di natura poi andando nel merito della vicenda. Metodologica. Abbiamo dato una sospensione, massimo 20 minuti, qualcuno ha detto anche di me. Ci avete fatto stare qua, ovviamente tenendo conto dei nostri e dei vostri tempi, ci avete fatto stare qua loro. Fortunatamente mi è arrivato un bambino, altrimenti stavo anche in giugno. Per una riunione vostra, indefinita, perché vorrei trovare nello statuto e nel regolamento una sospensione per una riunione di maggioranza. Indefinita, una cosa tutta la vostra. E ci avete fatto attendere tutto questo tempo. Di mezzo, ancora, ho chiesto al segretario generale, nel tutto del tempo trascorso, di procedere all'appello e io, guardate, il consigliere anziano, mio amico, anziano non per età, scuserete, lo dico al pubblico, e io e il consigliere Alaria, segretario consigliere giovane del Palizzano, stavamo anche iniziando a procedere all'appello, ma il segretario a un certo punto, mentre gli chiedevamo questo, è scomparso. Qualcuno mi ha detto il segretario è assente, per cui ho nominato il consigliere Alaia come consigliere giovane di Manzano, mi dico, rivedo che il segretario riappare come riappare la maggioranza. Io credo che il segretario generale debba essere il segretario generale del MEF, non il segretario generale del sindaco Manfredi, del sindaco Civico o della maggioranza. Caro sindaco Manfredi, lei, posso dirle una confidenza, sta un po' approfittando del clima di collaborazione che questa minoranza sta avendo nei riguardi della vostra organizzazione. Senza tenere conto che anche lei è venuto meno alle stesse parole, agli stessi impegni che si è preso all'inizio di questa. Se è vero o non è vero che prima ha definito che la maggioranza era quella che si risultava dalle urne, anche se sono elezioni di secondo livello, poi invece ha accolto nella sua maggioranza un consigliere di minoranza ampliando che oggi è fatto il numero legale, che l'altra volta l'ha consentito di votare e di nominare il difensore civico, che lei sa, spero sia nel direzione civico presente, a cui è consigliere del direzione civico, o se cioè, signor lei è il direzione civico? No. Per cui ha consentito a votare al direzione civico, è la faccia di questo. Lei ha consentito di eleggere il direzione civico l'altra volta. Quindi io vorrei, e glielo dico con la franchezza che lei sa che sì, comprendere realmente qual è la mission di questa città metropolitana. È una mission di
che ci sta pure che va avanti rispetto a oggi parlo con uno, domani ne parlo con un altro, oggi ragiono con un gruppo, domani ne ragiono con un altro, non lo so, e poi vedete, mi sembra stare per consigliere di ragazzi che adesso non vedo, abbia prima chiesto di ritirare la sospensione e poi gliela abbia votata, così è detto. Però questo dall'idea è quello che voglio dire. Caro sindaco Confredi, lei si vuole confrontare su lei, sulle misse o sui gruppi, diciamo così, vediamo come serve, a quanto serve. Che cos'era mentre noi aspettavamo più di 50 minuti, che cos'era questo raggruppamento che si è fatto dall'altra parte rispetto a una minoranza che non ha mai trovato, e c'è testimonianza al di là di distinguere, lei lo capirà, una vera, ferrea opposizione nei suoi riguardi, nei riguardi dei casi di questa maggioranza. Che cos'è? Riunione Volpera Magica lì, sindaco Montrini. Mi sembra un metodo che non qualifica il ruolo di questo Consiglio metropolitano. Mi sembra un metodo, quello di aver accolto il consigliere di minoranza della sua maggioranza, che non qualifica la missione che lei ha dato all'inizio di questa consigliatura. Mi sembra un atteggiamento che ci porta, devo dire la verità, molto indietro, molto meno delle aspettative che io pensavo quando mi sono candidato, e lo ripeto, quando io mi sono candidato sono stato eletto, sapevo già che era il sindaco di Città Metropolitana, non dovevo ancora, diciamo, scegliere, non potevo scegliere. Per cui sul metodo concludo. E anche per dire quello che ho detto prima, lei non c'era, poi è appena arrivata. Cioè lei è arrivata nel momento in cui si stava votando l'elemento più qualificante di quest'anno, il bilancio di previsione. Certamente c'era qualcuno che l'aveva trattenuto fuori, che sicuramente arriva, era di una tale e sicura importanza, non lo metto in dubbio, ma la stessa sicura importanza la tiene il bilancio di previsione di questo anno. Ecco, il suo voto. Per un fatto, vabbè, ma non c'è la volta scorsa. Per conto italiano. Sul bilancio pensionale non c'è. Sul bilancio pensionale non c'è. Non è andata. Sul bilancio pensionale non è andata la volta scorsa. E non c'è andata, e non ci sta, e non c'è stata nemmeno. Andate a verificare, non c'è, non dici due che ci scommetterebbe il suo ruolo. Detto qui su me, per cui il consigliere anziano, nella mia missione, non dico presente, ha proceduto, nonostante le obiezioni del segretario generale che è sbagliato, che si è smantellizzato e che è ricomparso adesso, abbia proceduto alla verbalizzazione. Per cui io vorrei lasciare gli atti, perché in quel momento io presento l'opposizione presente, il verbale che stavamo iniziando di bastire, per cui chiedo al segretario di mettere gli altri verbali che stavamo bastendo. Nel merito, l'argomento di oggi, cioè questo piano industriale, anche questo è un piano industriale di partenza, era una società collegata con la CTP, che sappiamo le vicende, diciamo, le fallimentari ricette che ha avuto, per cui adesso si crede possa avere una missione, per cui sarebbe molto favorevole. Quello che non comprendo è come il vice sindaco Cirillo può dire già adesso non fare passo su interpellato. Quello che non comprendo è come, cioè, facciamo un piano industriale, una missione, così Andrea, così io devo menzionare, come era sempre, almeno alla società si doveva stare si può ascoltare. Come fa il consigliere Cirillo, che c'è il sindaco, a dire no, noi non faremo assunzioni, no,
già lo diciamo, mettiamo in sordina, già lo smaterializziamo, già lo depauperiamo, io vi dico che se ci fosse la necessità di fare assunzione, anche su quello che ha detto il consigliere Alave, bravo, dopo, per fare in modo che questa società debba avere la mission, ma debba avere una mission collegata a quello che andiamo a votare. Io sono pronto a dire, vale bene se la costruzione vale bene se creare un collegio e una struttura. E da accogliere, nonostante l'abbia fatta dito, però è da accogliere. È da accogliere di far entrare nel ragionamento dell'efficientamento energetico quello che è il futuro delle nostre comunità. Io stesso ho partecipato a un convegno al Senato qualche settimana fa, dove la comunità energetica ormai sta avendo un ruolo predominante sì all'interno di condomini vari, ma soprattutto con la partecipazione dell'ente comunale. Io stesso ho finanziato un progetto efficientemente energetico del mercato comunale che attraverso delle vetture darà energia ai dei condomini che stanno intorno. Per cui ben venga la vostra vendita. Credo che però, come dire, torniamo ai fatti, questa è una società che sta in partenza, facciamola partire bene e per farla partire bene voterò anch'io favorevolmente. Grazie. Ringraziamo il consigliere Miscia, che chiede la parola al consigliere Marazzo. Ovviamente avevo preannunciato prima che avrei votato a favore se è questo che abbiamo industriale dell'Armenia, però ciò non toglie che con l'esposizione della dottoressa e del vice sindaco è chiarissima l'importanza che ha Amea. Però ancora non comprendo il motivo della sospensione. E dico perché non lo comprendo. Prima sentivo parlare che le nostre dichiarazioni erano strumentali a richiesti di socializzazione. Ma ci vuole un'ora di socializzazione per arrivare a quello che stiamo facendo. Oppure è l'assenza proprio di rispetto nei confronti dell'intero consiglio. E soprattutto noi della minoranza che abbiamo aspettato un'ora qua dentro, che per non comportarsi come si è comportato qualcuno, noi siamo rimasti qua per rispetto dei lavoratori, per rispetto dei comuni che rappresentiamo e per rispetto del consiglio. Ma se qualcuno manda il lancio, non se lo fa venire nel consiglio, perché il manda il lancio viene fuori dal consiglio, non si chiede una sospensione e si rimane una ferma qua dentro. Quindi abbiamo rispetto almeno tra noi. Quindi questa dichiarazione, così come quella di me, non è strumentale, è strumentale, ma di mangio di poco. Quindi preannuncio il voto favorevole di questo argomento così come è successo. Grazie. Ok. Se riusciamo a finire bene, passiamo alla votazione. Visto che sta qua, no, è prego, il sindaco, volevo chiarire il consiglio perché sono state fatte affermazioni rispettose, ma non è possibile. Questo sì, dobbiamo parlare dell'intero consiglio, poiché è stata votata la sospensione, in fase di sospensione non può essere effettuato l'appello, né può essere effettuato l'appello uniti singoli da parte del segretario generale, senza che chi presiede l'assemblea, sindaco, in questo caso vice sindaco, gli desse la parola per fare l'appello. Ho altresì dichiarato, non sono scomparso, ho dichiarato che ove qualcuno si fosse recato al banco della presidenza per fare l'appello, io sarei uscito dall'aula.
in fase di sospensione del consiglio, questo è quanto. Ragione per la quale, se un'attività è stata svolta in fase di sospensione del consiglio, questa attività non è certificata dal segretario generale e come tale non è acquisibile ai lavori del consiglio di comunità. Questo è quanto, grazie. Ringraziamo il segretario, la parola al consigliere Rinaldi. Allora, mi corre l'obbligo di intervenire quando a volte devo parlare di cose che condivido di mente. E mi ricordo l'ultimo intervento che ha fatto il segretario generale di Serbia. Visto che lei esattamente il diritto amministrativo, quando risponde cortesemente al sindaco di Riccia, potrebbe aggirare anche in qualche norma che ci dice perché, quando viene sospesa la seduta, che è stata sospesa in divano un orario preciso e conducente, la seduta non può essere ripresa dal consiglio anziano. Per esempio, se questa diciamo la maggioranza che fosse sentata questo 7 ottobre, per un ripreso il consiglio del 7 ottobre, ma se fosse stato deciso così, la richiesta di sospensione del consigliere è stata precisa, corretta, si può sospendere una richiesta di sospensione corretta, al di là di quello che deve fare la maggioranza di protezione, la richiesta va messa in votazione. L'Aula è sovrana e è stato scritto così, ma il formulario è preciso, quindi trascorso l'ora, quindi dovrebbe dire in questo momento perché non può mettere la verbale, sicuramente deve mettere la verbale, come viene dichiarato il consigliere di Riccia, e lo trascrive su pregaccio adesso, perché sono la controlegge, non devo insegnare da lei. E poi mi dice perché, qual è il punto amministrativo, quale legge amministrativa dice che la seduta non può essere presa. Grazie. Segretario, lei ha perso un'occasione, quella di dimostrare che lei è il segretario generale dell'ente, del Consiglio Metropolitano e non della maggioranza. Lei ha perso un'occasione, ha perso un'occasione e anche lei, come l'ho detto al signor Monferi, sta ora a portare di questo clima di collaborazione da parte della minoranza che è palese nei nostri atteggiamenti. Fra di noi abbiamo discusso di occupare la sede della Presidenza, potevamo farlo, non l'abbiamo fatto. Fra di noi abbiamo deciso di aspettare, quando era passata mezzo, che abbiamo aspettato ancora, una cinquantina di minuti. A una cinquantina di minuti meriti di spiegare a che ora potevamo fare qualcosa, se siccome la sospensione, come lei ha detto, dice di diritto, eccetera, eccetera. Io da consigliere anziano, dopo 50 minuti, ho chiesto più volte di fare la festa. Non mi dica lei a che ora io, ammetto di essere comunque anche un singolo, cioè stavo qua, diciamo, per quale non mi è arrivato Panini, l'ho già detto prima, no? Stavo qua, mentre il mio telefono si faceva il fuoco. Lei mi dice a che ora io potevo dire qualcosa alla maggioranza, in cara maggioranza, quando ci fate piacere l'onore di tornare in aula. Glielo dico, adesso glielo devo dire però. Visto che ha perso l'occasione per fare la prima figura, adesso ci deve dire a che ora io potevo realmente rivestire il mio ruolo di consigliere anziano in quest'anno. Glielo dico. No, lei è una piccola giusta, ma in sostanza la replica, scrivo con uno segretario, solo bella replica la faccia di uno si intende, ma ognuno di noi, ognuno può valutare successivamente, se va alla sede quello che deve essere dicendo. Naturalmente il sindaco Pellicia sa che c'è un principio di diritto, è un brocardo latino, che dice ubi ex voluit dixit, ubi tamit nomi. Prima ancora di fare tutte le valutazioni di diritto amministrativo di vario genere, è un principio di ragionevolezza, perché prima di pronunciarmi, ho verificato con i nostri uffici
se ci fosse una revisione regolamentare in ordine alla tempistica che riguarda la sospensione del Consiglio. Poiché il regolamento nulla dice, il Consiglio è stato sospeso per volontà del Consiglio alle ore 14.05 e con l'appello fatto a seguito del consenso del sindaco Malfrezza dove è preso le 14.58, un po' meno di un'ora. La previsione in ordine alla sospensione, come lei sa, per lunghissima esperienza che lei ha maturato, è del tutto ipotetica. È chiaro che nessuno può dire se il consiglio viene sospeso poi infatti per un quarto d'ora, per 20 minuti, per mezz'ora, eccetera. Questi sono i tempi che questo consiglio si è dato. Una parte cospicua del Consiglio era riunita nell'altra stanza, come sappiamo, in cui non è scappato nessuno, un principio di ragionevolezza dice questo. Dopodiché, in fase di sospensione del Consiglio, non si può naturalmente riprendere il lavoro con il consigliere anziano, perché hanno presente sia il sindaco sia il vice sindaco. Questa è la cosa. Grazie. Ti ha risposto rispetto a quanto fanno di solo rispetto a quello che c'è. È che ha fatto bene. Va bene. Ma che è? Oh, certo. Ora dai, chiedo scusa. Si può anche dire, però. Andate a rileggere la dichiarazione del segretario generale per comprendere. Allora,
dottoressa, lei, dottoressa, lei, grazie a me. Dottoressa, quando si è candidata a lei? Se si è candidata? Almeno una volta. L'anno scorso si è candidata, è stata eletta l'anno scorso. È stata eletta l'anno scorso. In sostituzione di chi, dottoressa? Allora, nel dicembre 2022 è stato già approvato il piano fiscale del triennio 2025 e in conseguenza di quel piano erano stati stipulati i contratti pluriennali delle 7 commesse tradizionali di Ardea. Nel corso del 2023 però ci sono stati dei fattori che hanno richiesto la revisione di questo piano. Che è stato imputabile senz'altro alla mancanza di personale dovuta alle cessazioni che sono state negli ultimi anni. Questo mancato raggiungimento degli obiettivi potenzialmente poteva a portare squilibri economici, quindi è una cosa che andava in qualche modo sanata. Un secondo elemento è stato la richiesta da parte delle direzioni di implementazione di servizi aggiuntivi rispetto alle commesse che già aveva appena. E poi, sempre nel corso del 2023, c'è stato la firma di un nuovo contratto, di un aumento contrattuale, per cui ci sono stati degli aumenti di costi relativamente al personale che insieme alla mancata produzione potevano portare la società in potenziale perdita. Quindi questi tre elementi ci hanno imposto insomma, di revisionare il piano, di chiedere alla società di vedere il piano industriale che era stato approvato l'anno scorso e eventualmente fare delle modifiche e sanare questi problemi. Le risposte che il piano dà a questi tre problemi sono essenzialmente un insieme di assunzioni che verranno fatte per risolvere il problema della mancata produzione. Quindi intanto il concorso era partito 2 anni fa e si è arrivato a conclusione e nel mese di maggio verranno assunti 54 operai che sono risultati vincitori al concorso. E poi il piano stesso prevede che negli anni successivi, a seguito delle altre cessazioni, vengono sostituiti di volta in volta quelli che vengono meno, gli operai che vengono meno erano sostituiti con un turnover uno a uno. Poi è prevista sempre dal piano l'emissione di quasi 8 impiegati tecnici su richiesta della direzione ambiente che verranno impiegati dalla commessa delle acque pubbliche e quella delle verifiche degli impianti tecnici. Un altro elemento che è stato posto per sopperire al problema di produzione è stata la proposta fatta dalla società, che è stata approvata dall'amministrazione, di inserire nell'organizzazione di Almena tre figure dirigenziali, quindi un direttore generale, un direttore tecnico che segue la produzione e un direttore amministrativo. Tutto questo è unitamente al piano uno stanziamento nel bilancio di previsione di questo piano industriale di un importo per un premio di produzione che verrà erogato veramente solo al raggiungimento degli obiettivi di produzione che vengono assegnati. Tutti questi fattori sono volti appunto a cercare di fare in modo che la mancata produzione che negli ultimi anni almeno aveva registrato fosse in qualche modo sanata. Per quanto riguarda invece la richiesta dei nuovi servizi, sono state previste in questo piano nuovi servizi sulle commesse delle scuole del patrimonio. È stato previsto un servizio di guardiania su 10 nuovi edifici scolastici e nella produzione da parte dell'Armenia di piani di manutenzione del taglio sugli edifici scolastici. Invece per quanto riguarda il patrimonio c'è previsto un nuovo servizio di controllo ingressi sul sito archeologico di Ternum e un servizio di controllo sui beni confiscati basato sul sistema di onde. Tutti questi servizi sono stati già finanziati nel bilancio di previsione, quindi uno stanziamento del bilancio di previsione di 1.200.000 euro annui. Quindi complessivamente avremo previsione per ognuno di questi anni, escluso che questi nuovi servizi partiranno solo dal mese di maggio, un più o meno 19 milioni di fatturato di servizi contro 17,5 il primo anno, 18,5 i costi. Quindi
soltanto un piccolo margine di sicurezza nel caso ci sono eventi imprevisti e quindi per utilizzare poi il bilancio non più in perdita. Grazie. Volevo se fosse possibile chiedere alla maggioranza una sospensione di 10 minuti. Una sospensione di 10 minuti, perché noi in minoranza ci vorremmo confrontare. Benissimo. Lei come ha votato la sospensione nostra prima? Io ho votato contro. Prima? Prima. Oh. Io chiedo una sospensione di circa 10 minuti che potrebbero diventare 58-59, non so bene, come vediamo. E... no, perché la maggioranza vogliamo fare la riflessione all'interno della minoranza, perché i temi posti dalla dirigente, dalla sua sono abbastanza importanti, altrimenti diciamo, mi affatico poi a cincerarli una alla volta per questo, se è possibile, grazie. Sulla proposta, prendi la parola. No, ovviamente diciamo, siamo contrari alla proposta sospensiva da parte del consigliere Riccio. Quindi mettiamo a votazione la proposta del consigliere, chi è a favore, chi è contrario. cosa si va incontro nell'eventualità
No, perché questa cosa è importante. Io lo so perché non ho gestito io come faccio. Prego, la parola al consigliere Grimaldi. Ma dottoressa, visto che non so il nominativo dell'amministratore del MENA, e l'aula l'amministratore ci dà più anche l'autorizzazione. Non l'ho visto. Quindi non è la parola di questa. Io sappiamo. E come si chiama dottoressa? Mundo. Mundo? Gabriele. Ok. Grazie. In quest'aula. Chi è che chiede la parola? La parola al consigliere Tito. Guardando, Sindaco, guardando attentamente il piano industriale 2024-2026, un dato importante è comprovato dal fatto che la maggior parte della produzione noi la impegniamo nella manutenzione ordinaria e guadagnata di istituti scolastici, con un impegno di 10.384.000 euro, che è un impegno importante, dà un valore alla nostra attività che mettiamo in campo. In merito al piano industriale che oggi abbiamo approvato, andiamo a configurare, diciamo, lo dice chiaramente, sul fronte dei costi è prevista l'assunzione di 54 operai in giro di un corso pubblico di cui ha fatto. Quindi vediamo anche una risposta in termini occupazionali per quelle persone che hanno partecipato alla bandiera. A breve si troveranno a far parte della società. Volevo intervenire per dirvi, Armena è una società ormai da anni è costituita, rispondendo al consigliere Alaia, prevede l'attuazione del 2009 che prevede che a partire dal 2025 un numero di assunzioni il cui costo anno complessivo di ciascun anno non superi il costo annuo delle cessazioni che avvenne l'anno precedente. Quindi è una politica di una correttezza e di una trasparenza pubblica. Ciò dimostra che non c'è nessun interesse delle due dall'altra parte. Noi oggi con la società almeno abbiamo circa 303 persone ed è importante. Poi consentitemi di fare un attimo un fuori onda, perché all'area diceva la voce della sceneggiata, mi sembra un nome appropriato e volevo ricordare al consiglio che oggi è il 56° anno della partita del grande Totò e secondo me noi dovremmo fare attenzione come parlo che diciamo, perché oggi offenderemo enormemente la memoria di uno dei più grandi, il grande maestro dei pubblici, Totò, per fare queste cose. E poi infine volevo dire una cosa. Sicuramente come parte politica della maggioranza, e forse io sono il meno attendibile, ma allo stesso modo quando dico una cosa io lo penso con il cuore. Io penso che il segretario oggi nella sua risposta è stato impeccabile. Segretario, allora c'è quando vuole la dimostrazione. È la dimostrazione che il segretario rappresenta tutti, perché non ci nascondiamo, a volte abbiamo dei contrasti, pure uno che fa parte della maggioranza, sono di idee queste e quell'altro. Però mi preme dire che quando c'è una risposta concreta in termini tecnici, giuridici e amministrativi, non possiamo dire che il segretario ha ragione. E poi su alcuni temi ci possiamo trovare in disaccordo. Era opportuno che una di quelle persone che a volte sta in contatto con il segretario si rialzi, e io non devo prendere difese di nessuno perché ognuno fa il proprio lavoro e lo fa con amore, dedizione e cose, però oggi il segretario nel suo intervento è stato puntuale, attento, preciso e ha risposto come bisognava rispondere. Grazie. Posso? Allora, scusami, Alaia, siccome su questo punto siamo già così e tu vedi che
vari argomenti, credo un solo intervento e poi vengo a rendere dichiarazioni di voto. Ma non è possibile, altrimenti qua le regole vanno solo in alcuni momenti e per me non è giusto. Questo lo dico. E ne avevo fatto un voto. Un attimo, su chi è la cosa sul punto? O sul punto? Chi la trova da punto? Quanti della parola? La parola del consigliere che dice? No, tu non intervieni, su questo punto non sono assolutamente. Ancora non intervieni. La mia è una domanda, solo una abbastanza seria. Ho fatto una domanda al segretario prima, gli ho chiesto, ma i posti sono assegnati. Chi mi ha risposto in negativo, non mi sembra che i posti non sono assegnati. Poi faccio un'altra domanda, i posti dei consiglieri non sono solo questi, però. Sì, o no? Se non questi posti non si vengono a trovare, sì o no? Che vuol dire che c'è un consiglio da sé? Ma comunque non è poco, non è poco, non è una buttata, non è una buttata la mia, capito? E poi voglio capire, se i posti che non si indagina, se i posti dei consiglieri di metropolitana sono solo questi qua che decidono. Poi, entrando nell'argomento, prima di esprimere la mia opinione, volevo chiedere alla dottoressa, ma i target, gli obiettivi che ci siamo dati l'anno scorso, quali abbiamo raggiunto, quali non abbiamo raggiunto e se non li abbiamo raggiunti, perché? Se lei mi ha consapevolezza, non come ha risposto al consigliere Alari, no, l'hanno fatto, no, se ci faccia intervenire al consigliere delegato, così per non andare con la politica. Questo è quello che voglio dire. Sì, qui dice gli obiettivi di giurisdizione, noi abbiamo degli stanziamenti del 2018 e dei contratti di servizio, riguardano una parte dei diritti di servizio offerti al canone, che generalmente vengono svolti a parte i casi in cui possono essere applicate le penali, e dei servizi a misura. Servizi a misura negli ultimi anni non sono stati eseguiti per mancanza di personale lamentata dalla società. Questo è il motivo per cui è partito il concorso e per cui vengono fatte le assunzioni. Quindi quest'anno gli obiettivi, quest'anno mi riferisco al completamento di tutti i servizi che vengono richiesti, quindi 100% degli stanziamenti di bilancio, questo è l'obiettivo che ci proponiamo, perché se non fanno tutta la produzione che viene richiesta rischiano di andare in perdita e hanno comunque dei costi fissi molto elevati dovuti alle assunzioni, quindi devono fare tutto quello che possono fare, altrimenti rischiano di andare in perdita. Per questo è importante assegnare gli obiettivi che vengono poi raggiunti. Va bene. No, mi vuole dare una parola a lei per avere visto le dichiarazioni. Io veramente avevo fatto tre domande all'interessa, per quanto riguarda anche le assunzioni a livello amministrativo, sì. Quando vale sempre le persone, dottoressa. Sì, ma se le dichiarazioni. Ah. Però prima avevo fatto e poi un'altra cosa, credo che una sola persona bastava come amministratore delegato, perché a quanto pare abbiamo sempre un solo amministratore, adesso abbiamo spacchettato la cosa, quindi ci sono tre figure. Io credo sempre in un solo comando, quindi per me vale una sola persona, quindi è una mia opinione. Poi per quanto riguarda la mia dichiarazione, volevo rispondere prima un attimo a Tito, visto che Tito va a fase alterna con il segretario, ma il regolamento, visto che Tito ha detto che voi avete risposto bene, lei ci legge il regolamento per quanto riguarda la sua risposta, se è in questo senso. Ma stai dicendo che è un regolamento, ci sa, segretario. Sì, ma non è un segretario, legge il regolamento. Il funzionamento consiglio, sì. Ci sono. Ma chi era il segretario il giorno in cui sono stato approvato lo statuto del regolamento? Ma già, continua la tua dichiarazione. Io il mio punto è favorevole perché comunque credo che la Trenta è un'azienda importante e che lavora tanto sul territorio. Quindi il mio lavoro, a prescindere dalle polemiche che credo molte volte sono anche costruttive, perché noi cerchiamo non di disfasciare, ma bensì di costruire qualcosa, il mio voto sarà sicuramente favorevole. Ok, la parola al dottor Di Guanci. Grazie, sindaco. E niente, gentilmente ci tenevamo a intervenire come abbiamo
fatto prima nell'intervento sull'acqua partecipata, anche su questo il gruppo di Forza Italia esprimerà parere favorevole. E lo si deve soprattutto a una modalità diversa di gestione da parte del Consiglio. E non a caso parlo a titolo personale, ho avuto modo di lavorare politicamente a fianco di chi ha delle capacità nella gestione, il collega Benvenuto. Lo dico con grande senso di rispetto dell'uomo ma anche del professionista. Io credo che l'Armenia abbia fatto dei passi in avanti negli ultimi tempi e quindi non si può dare continuità e sicuramente non si può dare rispetto, ma soprattutto fiducia a chi sta lavorando bene, sta portando l'Armenia a certi livelli. L'unica cosa, cara dottoressa, le voglio chiedere gentilmente di conoscere come mai vengono scelte 10 scuole per la guarderia e non viene dato o mandato poi agli interi questi scolastici, come mai l'amministrazione, il consiglio, i tecnici decidano per queste 10 scuole. Grazie. Io non sono, diciamo, esperta del servizio che se ne occupa di queste scuole, però che io sappia ci sono già delle guardie attivate sulle scuole, queste erano delle richieste ulteriori che c'erano state e il dirigente ha chiesto che venisse attivato su queste 10 scuole, quindi già è previsto il servizio su alcune scuole, queste sono aggiuntive su richiesta delle scuole stesse, per quello che io so, però è una questione di cui si occupa il dirigente delle scuole. La parola al consigliere Mattazzo. Ma come abbiamo preannunciato un po' di tempo fa, il mio voto sarà favorevole per il semplice motivo. Per il lavoro che fanno innanzitutto i dipendenti dell'Armenia, da sempre, quindi sia ringrazio per il 54 non è assunto, sia la precedente governance, perché il concorso è stato detto nel 2021, che l'attuale governance dell'Armenia, quindi il lavoro che sta continuando a fare in continuità. Per quanto riguarda la questione di guarderia anche ronda, anzi noi abbiamo anche un servizio di ronda che va al di là della guarderia che fu istituito qualche anno fa su iniziativa e grazie al servizio di ronda che abbiamo sono stati sventati numerosissimi furti all'interno delle scuole che avvengono soprattutto di notte. Nella guarderia, per quanto riguarda tutte le richieste che fanno le scuole, sono state in passato tutte soddisfatte, anzi ora se ne sono aggiunte anche altre che sicuramente l'Armenia soddisferà. Grazie. Ok, quindi se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. La parola così rimane per ringraziare. Presidente, anche io annuncio un voto positivo su questo argomento perché ho molta fiducia dell'amministratore delegato di questa azienda. Quale lo fosse altro perché come tecnico, un paese politico, finalmente ritorno a gestire, anche a partecipare più le politiche che tecniche, che parecchio tempo non hanno dimostrato di essere all'altezza. Questo signore all'altezza del compito, quindi preannuncio molto proprio per me. Soltanto vorrei farlo ancora più convinto se la dottoressa mi sta rispondendo alle domande. Scusi, non ho capito, non veramente, adesso non sto scherzando.
Il consigliere di amministrazione non è costituito, c'è solo un amministratore delegato oggi. No, il consigliere di amministrazione è composto da membri. Uno di questi membri si è dimesso, non è stato ancora sostituito. Posso sapere chi? Santino, professoressa Santino. Si è dimessa e non è stata ancora sostituita. Le deleghe sono state del consigliere delegato, appunto. Ok, quindi c'è solo due così. Qual è la fare una seconda funzione? Questo riguarda il consiglio di amministrazione. La dirigenza. I tre dirigenti della nostra. Andranno tutti e tre a concorso, ha detto. Sì, è questo la legge, per l'assunzione delle scuole. No, la mia domanda è andranno tutti e tre a concorso. Sì. Ok, quindi passiamo, quindi iniziamo l'intervento alla votazione. Chi è a favore del punto? All'unanimità dei presenti. Votiamo anche l'unità di seguito dell'atto. Chi è a favore? Come prima. Ok. Passiamo alle cose successivi che sono i riconoscimenti del pericolo di lancio. Dopo, chiedo di interrompere, dopo aver abbastanza approfittato di, diciamo, il consigliere Pelliccia, sono pronto da parlare all'altro. Va bene. Salutiamo i consiglieri che lasciano l'aula. Quindi mettiamo in votazione i punti di legge di fuori bilancio. Per sintesi mettiamo nell'elenco solamente il numero di ordine del giorno. Chi è a favore del punto numero 9? All'unanimità. Chi è contrario? Chi si astiene? Consigliere Marrazzo e consigliere Lara. Immediate seguite dell'altro. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Punto 10. Chi è? Punto 10. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Immediate seguite. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Punto 11. Chi è a favore? Come prima. Chi si astiene? Chi è a favore? Immediate esecutività. Chi è a favore? A favore. Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Punto 12. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Immediate esecutività. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Punto 13. Chi è a favore? Chi è contrario, chi si astiene, come prima. Immediate esecutività, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Punto 14, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Immediate esecutività, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, come prima. E l'ultimo punto 15, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Immediate esecutività, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Grazie a tutti. E ci vediamo al prossimo video.